Zarządzanie odpadami obciąża kieszenie podatników. Co by się jednak stało, gdyby ludzie przejęli na siebie część tej pracy? Czy mogliby dzięki temu płacić mniejsze podatki? Taki właśnie scenariusz testowany jest w Albano pod Rzymem. System jest tak popularny, że już teraz nie nadąża za rosnącą aktywnością poskremiających śmieci mieszkańców. Sono Luca Andreassi, sono il consigliere comunale con la delega alla gestione dei rifiuti del comune di Albano Laziale e ho promosso l'iniziativa della installazione per il momento di 4, ma aumenteranno in futuro, macchine mangiaplastica sul territorio di Albano Laziale. Mi sembra di poter dire che la risposta della città è stata molto importante, se si pensa che nel 2016, che è stato il primo anno in cui siamo entrati realmente a regime, abbiamo collezionato, raccolto circa 1 milione di imballi. 1 milione di imballi che tradotto significa circa 50.000 euro che siamo riusciti a rigirare ai cittadini come premio, come pagamento, se mi sentite questo termine un po' forte, dei loro comportamenti virtuosi. I numeri dell'anno in corso fanno impressione. Stiamo andando verso i 3 milioni di imballi recuperati, quindi con numeri proporzionalmente tutti quanti triplicati. Faccio la raccolta con Mr. Pack, mi trovo bene, e l'anno scorso mi hanno scontato 30 euro, quest'anno ho accumulato già 2035 punti. Mi chiamo Claudia, sono una cittadina di Albano e anche io ho aderito al progetto di Mr. Pack. Lo scorso anno, proprio grazie alla raccolta di Mr. Pack, sono riuscita ad avere un buono spesa di circa 40 euro che ho speso in libreria, perché essendo insomma un'assidua lettrice mi è sempre piaciuto. Oltretutto ho due nipoti che cerco di invogliare sempre di più alla lettura, e quindi libri per bambini sono stati il mio principale acquisto. E ovviamente ho già puntato gli occhi sul prossimo libro che comprerò, sempre grazie ai punti di Mr. Pack. L'anno scorso ho fatto quasi 10.000 punti, e mi sono stati dati dei buoni di acquisto, in pratica utilizzati tutti in una libreria dove è stato preso delle cose che servono per la chiesa, anche il messale ho comperato. Hanno aderito circa 20 attività commerciali sul territorio e di ogni genere, dal bar al negozio di estetica, alle librerie, alle farmacie. Funziona bene perché la raccolta è fatta bene. Direi che il servizio buono. Le difficoltà del sistema sono legate al successo del sistema stesso. Sembra un paradosso, ma in realtà è così, perché noi siamo partiti con uno svuotamento ogni 2 giorni, poi siamo resi conto che non era sufficiente e siamo arrivati a svuotare le macchine 2 volte al giorno. Il caso di Albano in questo senso è emblematico. Siamo partiti con la raccolta differenziata e siamo stati costretti ad aumentare la tariffa. L'abbiamo aumentata per 2 anni e quest'anno che siamo arrivati ad un livello di regime, siamo al 70% di differenziazione, abbiamo un rifiuto molto pulito, iniziamo a diminuire la tariffa e quindi ecco che c'è anche il ritorno economico. Però ci vuole l'impegno di tutti, l'impegno delle amministrazioni e l'impegno dei cittadini, che debbono sentire la raccolta differenziata non solo come un obbligo, ma anche come un impegno umano, morale, ambientale, etico.